Questo speciale è stato realizzato da conduttori non iscritti all'Ordine dei giornalisti. Giancarlo Torcoletti, presidente dell'Atletico Alma, per un impegno che si rinnova nonostante le beffe atroci, anche sportive ovviamente, di qualche mese fa, poco importa, si cancella tutto, si riparte con un rinnovato entusiasmo e un progetto, ci è sembrato di capire, molto molto ambizioso. Sì, sicuramente oramai quello che è passato bisogna che ce lo lasciamo alle spalle e bisogna che pensiamo a questo campionato 2015-2016. Sicuramente ecco, siamo partiti con un entusiasmo alle stelle e speriamo che insomma, questo qui a lungo andare ci ripaghi. Ecco. Ci sono delle note positive innanzitutto e anche delle note nuove, sia a livello societario che a livello di organico, che anche a livello, e partiamo proprio da là, dal primo tassello, questa splendida location che questa sera ci ospita. È anche un'annata all'insegna delle novità e non soltanto del rilancio. Sì, sicuramente per noi diciamo ripartire bene è fondamentale e quindi ecco ce la stiamo mettendo tutto da oggi, dalla presentazione a quello che poi sarà diciamo il futuro e il proseguo, ecco. Quindi sicuramente ecco da parte nostra c'è questo entusiasmo per poter far bene. Ecco. Lo sentiremo il direttore sportivo dell'Alma Juventus Fano Canestrari per un impegno, una collaborazione. Chiamiamola così collaborazione, cioè è iniziata un po' 3 anni fa da quando c'è stata la fusione con Paolo Marchionni e quindi ecco anche il nome stesso Atletico Alma era diciamo per un certo discorso, ecco, che poi in questi anni un attimino ecco si è portato avanti un po' più diciamo con un po' più a rilento, però sicuramente non si è mai interrotto assolutamente. C'è anche il direttore sportivo dell'Alma Juventus Fano Roberto Canestrari in questa serata di presentazione dell'Atletico Alma per di fatto certificare una collaborazione che torna o si rinnova? Ma sì, io credo si rinnova, oltretutto c'è disponibilità da parte della mia società, del presidente Gabellini, che oltretutto era invitato questa sera a questa festa per motivi di lavoro, non è potuto essere presente e che comunque magari dimostra questa stretta collaborazione con questa società, che è una società comunque la seconda squadra della città. Perciò io credo che è già iniziata già da quest'anno un discorso di collaborazione, gli abbiamo dato tanti ragazzi, ci hanno dato dei ragazzi loro e credo che io che possa essere un inizio importante, anzi cercando sempre di consolidare sempre di più questo rapporto. Camilloni in primis, non soltanto, per quel sì. Che riguarda naturalmente il passaggio da a voi, diciamo. Sì, direi di sì, Camilloni è oltretutto un giocatore che è tornato dopo un'esperienza di Cremona e appunto la società ha pensato di darlo al Fano, no? Perciò oltretutto magari ringraziamo di questo, è stato un segnale importante perché ha visto magari noi la società dove il ragazzo può venire, può crescere e come d'altra parte sta facendo e come ha iniziato molto molto bene, perciò credo che sia significativo, un segnale da parte della società e un altro segnale da parte nostra che comunque gli abbiamo dato tanti ragazzi, gli continuiamo a dare tanti giovani e te l'ho detto, questo rapporto si deve consolidare sempre di più. Anche quest'anno c'è il sindaco di Fano Massimo Seri a omaggiare l'Atletico Alma che riparte da una delusione però per fare ancora meglio. L'abbiamo detto prima durante la presentazione, il segnale più bello della serata probabilmente, anzi sicuramente è proprio questo, ripartire, non dico come se nulla fosse, ma ripartire quasi più forte di prima, poi sarà il campo a parlare come in ogni sport.
Sì, beh, questo è un elemento che mi ha spinto ad essere presente, a parte che il sindaco è sempre presente quando c'è una squadra che rappresenta la propria città. Però in questo caso l'ho fatto molto volentieri proprio per questo, perché dopo una stagione difficile hanno deciso di rimboccarsi le maniche, di partire col giusto entusiasmo, con la giusta grinta per una nuova avventura. Devo dire che lo spirito che ho trovato questa sera è quello giusto, affiatamento, speranza, voglia di fare, una società fra l'altro seria, con un presidente veramente in gamba, uno staff di collaboratori capaci e competenti, quindi tutti ingredienti giusti per poter fare bene. Poi giustamente nello sport chi decide è il campo, però ecco, mi prendo un impegno in questa intervista, e lo dico con uno dei migliori giornalisti sportivi della città, sarò presente alla prima partita in casa dell'Atletico Almo perché se lo meritano, e speriamo veramente a questo punto di fargli un in bocca al lupo, che questo impegno, questa fatica e questo entusiasmo sia premiata sul campo con risultati sportivi importanti. Proprio poche ore prima di questa presentazione, Luca Gentili ha saputo di essere il nuovo capitano dell'Atletico Alma. Luca Gentili, che abbiamo conosciuto a Fano con la maglia dell'Alma, che abbiamo conosciuto nei principali campionati non soltanto regionali, ben ritornato a Fano, che è un'esperienza che da queste prime sensazioni che cosa ti sta lasciando? È una sensazione bella perché il progetto penso che sia importante, vengono da un'altra cessione, quindi un'annata un pochino tribolata, qualche delusione, però si cerca un pochino di resettare tutto, di ripartire. Una serata come questa penso che sia anche il tramite giusto per iniziare nel migliore dei modi. È stata una bella cosa, insomma, da fanese, anche la seconda squadra di Fano della città, mi fa piacere comunque insieme a tutti gli altri ragazzi, speriamo di riportarla in eccellenza, magari un gradino, magari anche il prossimo anno due gradini sotto rispetto all'Alma, insomma. Alma con cui tra l'altro poi si rinnova questa collaborazione, ne abbiamo sentito già il direttore sportivo Canestrari. Io ti ho visto giocare centrocampista centrale, ti ho visto giocare laterale basso, laterale alto e difensore centrale. Quale sarà il tuo ruolo qua? Ormai ti sei fossilizzato, tra virgolette, sul perno centrale della difesa. Sì, sto invecchiando anche io, quindi insomma si sta dove si corre di meno. Sono andato a fare il difensore centrale da diversi anni e spero di fare bene quest'anno. Ho fatto un pochino tutto. A Fano mi ricordo una stagione meravigliosa che siamo arrivati secondi in Serie D con i vari Caccioli, con i vari Santini, con i vari Ripa, Marolda. Insomma è stata una bella soddisfazione farla da under quella stagione. Adesso sono cresciuto, insomma faccio il difensore centrale, speriamo di farlo al meglio quest'anno. Direttore sportivo dell'Atletico Alma è Paolo Dini, che ha avuto il compito ed è riuscito, mi sembra, anche quantomeno sulla carta in modo egregio, ad allestire un organico che è un bel mix tra giocatori di grande esperienza anche per categorie superiori e tanti giovani, soprattutto vostri, quindi tanti giovani gialloblu. Sì, tutti, anche se l'anno scorso abbiamo avuto un'annata un po' particolare, ma secondo me i ragazzi si sono ben comportati, sono tutti ragazzi che vengono dalla nostra Juniores, dove noi crediamo in questa cosa, e sicuramente ben figureranno anche quest'anno nel campionato di promozione. Tu Paolo sei stato l'unico a sbilanciarti in un certo senso, perché a te, in quanto sei un po' il direttore sportivo, quindi si occupa di tutto l'allestimento della rosa principalmente, c'è anche un obiettivo, no? Dal momento in cui si va ad allestire una rosa, e obiettivo minimo playoff? Onestamente esco da un'annata molto deludente, ho ripreso questo incarico con entusiasmo e sono convinto di quello che sono andato a scegliere insieme con il mio presidente e l'allenatore Latini, e sono convinto di aver fatto un mix di giocatori esperti che vengono, come dicevi te prima, da categorie importanti, e sono convinto che con i giovani che avevamo, con il poco che abbiamo riconfermato, con i nuovi che sono arrivati, di raggiungere obiettivi importanti, dico solo importanti. Questo speciale è stato realizzato da conduttori non iscritti all'Ordine dei giornalisti.